Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo video dello speciale di Halloween. Sono sempre qua insieme a mia cugina e insieme a Moreno. Ciao. E nello scorso speciale abbiamo usato il rituale del libro rosso per parlare di un probabile fantasma che mi è stato segnalato, di un cavaliere a cavallo che vaga in queste terre. Siamo al castello di Montecuccoli e stiamo appunto indagando. Oggi, Randonautica. Vi ecco la sigla. Allora, oggi quindi proviamo questa randonautica, ovviamente molti la conoscono già, funziona generando dei punti quantistici che dovrebbero concentrarsi in base anche a quello che desiderano le persone, quindi nel momento in cui si richiede la generazione di questo punto scelto fra attrattori, vuoti e anomalie, quindi punti di particolare concentrazione, punti di particolare scarsità e anomalie, quindi cose strane che fanno questi punti quantistici, appunto ci si concentra su qualcosa che si vuole ottenere. Nel nostro caso penso che cercheremo il cavaliere e quindi dovrebbe in teoria generare nell'arco, noi abbiamo messo circa un chilometro che è più o meno la distanza minima, in questo arco dovrebbe riuscire a trovarci un punto in cui chissà, magari troveremo qualcosa e riusciremo a parlare con qualcuno. Ok ragazzi, e raggiunti appunto questo punto energetico, noi utilizzeremo la nostra classica app, ovvero l'M1 che visualizza i campi energetici e il REM, che è un dizionario di parole sempre con i campi energetici, per provare a vedere se c'è qualcuno e se ha voglia di comunicare. Detto questo, partiamo. Ok, generiamo il primo punto e concentriamoci sul cavaliere. Vogliamo parlare con il cavaliere. Mi ha generato un punto prima ancora che io finissi di dire. Randonautica sembra generare solo punti molto lontani da dove ci troviamo noi adesso. Abbiamo cercato di comunicare in vari modi, ma come avete visto non reagisce, come se nessuno volesse parlare con noi. Però durante il rituale del libro rosso, proprio in fase di chiusura, siamo stati invitati a dirigerci verso ovest. E quindi noi con la bussola ora proseguiamo lungo la strada e vediamo se dirigendoci verso ovest troveremo magari qualcuno che ha voglia di parlare con noi. Noi prima ragazzi eravamo là sopra, adesso stiamo andando verso ovest che si trova giù per questa strada. E non vorrei farvi allontanare, ma è buia, è pietra. Quindi torcio la mano. Potevamo scegliere la luce. E invece no, scegliamo l'oscurità. Dovevamo registrare lo speciale di Halloween e quindi abbiamo scelto di andare nell'oscurità più totale. Allora, mentre stiamo proseguendo nel nostro cammino, siamo giunti a un luogo veramente molto molto curioso. Adesso ve lo mostro, mi illumino anche con la mia torcia, e è veramente strano, adesso guardate. Praticamente in mezzo alla strada, quindi c'è questa mura, a un certo punto c'è un'enorme spaccatura nella roccia che va letteralmente a inserirsi dentro la montagna. Se avete visto il video di ieri, e se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a vedere sul libro rosso, e parlava appunto di questa, di questi elfi? Sì, si possono chiamare elfi, la corte dei contenti, piccolo popolo, che comunque c'è anche nelle credenze emiliane, quindi che vivono sotto le montagne, sotto le colline. Esatto. E guarda caso questa sembra proprio una, diciamo, una sorta di insenatura, e quindi abbiamo deciso di fare qua la nostra seduta di EVP per vedere se qualcuno ha voglia di comunicare con noi. Ok, iniziamo la nostra seduta di EVP. Allora, l'M1, ragazzi, che è quello che seleziona i campi elettromagnetici, vi specifico che siamo in una strada vuota, deserta, e si sta illuminando, arriva quasi fino al giallo, se non fino all'arancione, quindi qualcosina sotto c'è. Buonasera. Buonasera. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Buonasera, vi volevamo... Casa. Casa. È la vostra dimora questa? O comunque vivate qua in passato? O vivete qui tuttora? Anche. E volevamo chiedervi, se possibile, di una presenza che ci è stata raccontata. È un cavaliere a cavallo che vaga in questi boschi e che si tende a palesare ogni tanto quando sceglie lui. Cattivo. È un personaggio cattivo o ha fatto cose negative, quindi... Ok, questa cosa non è molto positiva. Ha tirato una vampata assurda, non so sì, se l'hai visto. Sì, era quasi come un grido, un urlo. Sì,
Quadro. Quadro. Quadro della situazione? Ah, sì. Oppure che abbia a che fare... Il castello, cioè, vero e proprio? Con un quadro nel castello, ah. Sì, giusto. Può essere. Certo, un po' eccessivo questo cavaliere suicidarsi per un quadro. Capisco, però... Qualcosa di compromettente. Ah, ragazzi, io non vorrei fare panico generalizzato, ma... Siamo diventati completamente bui e la luce è ancora lì. Cioè, è calata un'oscurità mostruosamente. Impressionante. E la luce, ragazzi, è fissa perché ce l'abbiamo qua davanti. Bella. Abbiamo intravisto qualcuno, ragazzi. No, spero si sia sentito, ma è calata luminosità di colpo e là dietro abbiamo intravisto qualcuno, quindi... Oppure? Oppure? Qualcuno o qualcosa? Il cavallo? Non era... Esatto, qualcuno che non era un essere umano. O che non lo è più. O che non lo è più, giusto. E tira una gran vampata. Ok, questa cosa non mi piace. Adesso ve la provo a far vedere. C'è quel lampione là, ragazzi. Adesso addio a farvelo vedere. Quel lampione là, quello più piccolino, si è spento e riacceso. Cioè, lo stavo guardando, si è spento e riacceso. È inquietante. Beh. Qui parla di giustizia. Più che altro si parla sempre di valore, giustizia, sono cose comunque collegate a una sorta di senso etico. Sei te che stai muovendo, vero? No, okay. Non sono io che sto muovendo, ma si sente qualcosa muoversi molto forte. Sì. Possiamo provarci a spostare, magari proviamoci a avvicinare un po' al castello, a vedere se magari... Reagisce di più. Esatto. Quando nel primo video vi abbiamo detto che il prato era sotto al castello ma che non si vedeva, il castello, ragazzi... Direi che lo vedete adesso. È veramente, eravamo veramente qui sotto. Ed è veramente maestoso e arroccato su una montagna. E volare giù da lì non deve essere simpatico, fra parentesi, se ci ricolleghiamo un po' alla nostra storia. Allora, sì, stiamo avviando verso il borgo vero e proprio. Quindi da adesso in poi, ragazzi, parlerò super piano perché mi scoccia disturbare. Comunque è veramente notte fonda. Ho deciso di salire fino all'entrata del castello. Che ovviamente, essendo notte, adesso è chiusa, perché voglio provare qua a fare qualche domanda, a vedere se con REM ci rispondono in modo più specifico, perché sembra appunto che l'origine di tutto derivi da qua. Ed eccoci qua con un altro voiceover. Purtroppo queste clip presentano un audio particolarmente danneggiato, non solo dal vento, ma proprio da un rumore sottofondo persistente e alquanto fastidioso. Ho quindi deciso, visto che non succede nulla di particolarmente eclatante, di riassumervi. Siamo arrivati al castello, abbiamo iniziato a porre alcune domande. Chi ci ha risposto però parlava di un matrimonio, ha iniziato a parlare, a vaneggiare di suoi ricordi, e quindi non abbiamo avuto risposte chiare e inerenti. Finita la seduta, abbiamo quindi salutato e ringraziato chi ci ha risposto, e ci siamo diretti di nuovo verso la macchina. Bene, allora spero che questo video vi sia piaciuto. La nostra indagine sta proseguendo e abbiamo scoperto veramente tante cose nuove e interessanti. Vi ricordo che mi trovate su tutti i miei social e che domani, ovvero il giorno di Halloween, uscirà l'ultimo fantastico video. Abbiamo in mente un altro rituale che andiamo a registrare subito e che potrebbe mostrarci la presenza col quale stiamo parlando. Detto questo, io vi ringrazio ancora, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like e a recuperarvi il video di ieri. Tutto questo, noi ci vediamo a domani. Ciao! Ciao.